Buona giornata, ci troviamo in quel di Somana, una frazione di Mandello del Lario. Cominciamo il nostro percorso, il 15B, Sentiero del Fiume. Sentiero del Fiume, su. A questo bivio il 15B indica a sinistra, non proviamo a vedere cosa c'è qua a destra. E dopo una piccola sosta al fiume, noi continuiamo a seguire il 15B, dritto. La prima parte del sentiero era alta rispetto al fiume che era sulla nostra destra molto in basso, adesso invece lo attraversiamo proprio e successivamente quindi lo troveremo sulla nostra sinistra. Pronto? Adesso invece entriamo sul greto del fiume. Col fiatone, ma ne vale davvero la pena, è un sentiero strepitoso. Noi continuiamo a seguire in su per il sentiero del fiume, guardate le nostre spalle. Thank you.
e vediamo il nostro pro d'eroe alle prese con un pezzettino di percorso attrezzato a catena. Non è complicato, l'ho fatto anch'io. Solo che mi sono seduta nel punto di arrivo. Cioè io ci ho messo un quarto d'ora a fare quei due pioletti, porca la miseria. Lui trintrun tram è già giù. Vedi cosa vuol dire avere le gambe lunghe? Dopo 2 ore e mezza di camminata, in salita la maggior parte del tempo come delle piccole di caprette, quello che ci si prospetta, mentre noi pensavamo di essere quasi arrivati al bivio, è questo. Riusciranno i pro d'eroi? Se ve la raccontiamo vuol dire di sì, altrimenti... E questo è il mio amico, il cerchio della vita. E dopo la bellezza di circa 9 km abbiamo terminato la parte divertente del percorso, attrezzata con catene e pioli. Siamo arrivati al bivio dove lasciamo il percorso di andata 15B e prendiamo invece quello di incrocio 15 che riporta a Somana, a destra. Avessimo voluto continuare, avremmo potuto continuare sulla sinistra in direzione Rifugio Albedera e successivamente Rifugio Bezzi Buzzi, da cui ci saremmo poi collegati all'altro video già fatto della Porta di Prada, se volete vederlo in sovraimpressione. Ci avviamo!
eccoci finalmente a chiusura di una meravigliosa giornata a Mandello del Lario. Adesso andiamo a cena e poi torniamo nella nostra casina. Ciao a tutti, al prossimo video. Bacioni.